Buongiorno Rosanna, piacere di averti qui ed è un'occasione particolarmente lieta perché ho la fortuna di farti questa intervista quest'anno in cui festeggiamo i tuoi primi 80 anni. Conoscendoti da tanti anni ormai, so che il tuo viaggio nella politica attiva e nelle battaglie per i diritti delle donne è iniziato fin da quando eri giovanissima e io comincio questa chiacchierata tra di noi chiedendoti quali sono state le tue prime esperienze e gli eventi che ti hanno formato in questo campo. Le mie prime esperienze partono da lontano e le mie esperienze sono anche particolari avendo attraversato la guerra, gli orrori della guerra. E quindi anche se tu sei una bambina, sei obbligata a conoscere tutte le modalità che ti possono servire per mantenerti in vita, perché i bombardamenti c'erano tutti i giorni, perché i fascisti e i tedeschi passavano tutti i giorni e quindi tu dovevi difenderti anche se eri una bambina. E poi cos'è successo oltre alla guerra? Che mio padre, che faceva il militare nella ex Jugoslavia Spalato, nel 1943 è stato arrestato e deportato a Dortmund in un campo di lavoro in Germania. Quindi mia mamma, con tre bimbi piccoli, a casa da sola, era mezzadra, con tutto il lavoro dei campi, della stalla, della casa, dei figli, doveva farcela dentro ad una guerra spaventosa. Sempre Aspetta nel... Rosanna, che cos'è la mezzadria? Perché forse non tutti lo sanno, il giorno La d'oggi. mezzadria era un contratto che vigeva, che si faceva a settembre tra una famiglia e un agrario. Questo agrario ti metteva a disposizione la sua terra. E questo contratto ti riconosceva per il lavoro che tu facevi, ti riconosceva una parte di entrate. E in questo contratto, in questo rapporto, le donne valevano il 60% rispetto agli uomini. Quindi già questa era una discriminazione che aveva introdotto Serpieri nel 1934, nel periodo fascista, si chiamava coefficiente Serpieri, proprio prendeva il nome da lui, che è stato in vigore fino al 1964, quando invece si è fatta una legge che aboliva questo rapporto di mezzadria. E l'agrario, oltre a considerare meno le donne, poteva decidere rispetto a questo contratto quando non te lo rinnovava più, quindi si facevano i conti verso la fine stagione, intorno a novembre, eccetera, e poi lui poteva anche decidere di non rinnovarti il contratto. E quindi la famiglia mezzadrile era una famiglia che si poteva spostare da una parte all'altra a seconda dei voleri degli agrari. Questo era il rapporto di mezzadria, che per fortuna è stato superato con questa legge del 64, che però permetteva fino al 74 di essere ancora in vigore per i contratti che erano stati aperti in quegli anni. L'altra grossa questione che mi cadde sempre sulla testa a quell'età è che nello stesso anno i tedeschi occupano la nostra casa. La occupano avevano un prigioniero russo che teneva dietro i cavalli,
Avevano tutte le attrezzature per aggiustare i loro attrezzi, i loro strumenti mobili, le cose che usavano per spostarsi. E noi, essendo di Spilamberto, abitavamo vicino alla Sipe, cioè eravamo nel comune di Spilamberto, esisteva la Sipe, fabbrica di esplosivi. E proprio in quel periodo lavoravano 4.300 donne, perché gli uomini erano a fare il militare o in guerra, a seconda delle situazioni che, come sappiamo, nel 1943 si sono determinate dopo l'8 settembre. E che cosa faceva un tedesco che aveva occupato la nostra casa? Andava su in solaio con un fucile. E quando gli aerei facevano la virata per andare a bombardare la Sipe, quindi si abbassavano, cominciavano proprio sulla nostra casa, lui andava in solaio e sparava gli aerei. Non so come siamo ancora vivi, cioè Sì, che non abbiano non so come bombardato. siamo ancora vivi. Ci hanno usato tutto, mangiato tutto quello che avevamo. Quando non c'era più nulla, andavano nelle case vicine a rubare agli altri che poi portavano lì e mia madre e mia nonna cucinavano per loro, per noi. Questa è stata la convivenza con i tedeschi fino a 2 giorni prima della liberazione. Quindi questa cosa, che cosa ci portava a fare? A scappare nei rifugi? A buttarci nei fossi, perché quando cominciavano a bombardare tu non sapevi dov'è che bombardavano e quindi ti dovevi mettere al riparo. Questa è la mia partenza. L'altro vissuto sociale è stato quello del caseificio, portando il latte al caseificio. Io incontravo le altre bambine, le altre ragazzine, perché andavamo giovani a portare il latte al caseificio. E quindi cosa ho imparato da questo rapporto sociale nuovo, che era poi l'unico, perché ho cominciato ad andare a scuola di 7 anni, essendoci la guerra, abitavamo a 3,5 chilometri dal centro dove c'era la scuola. Non potevamo fare diversamente, quindi io ho cominciato ad andare a scuola di 7 anni e però prima facevo queste cose. Al caseificio ho conosciuto storie di violenza, di molestie nei confronti delle bambine, delle donne, cioè questo tra di noi parlavamo e venivano fuori queste cose. Quindi già, anche se eravamo contadini, cioè, eravamo mezzadri, eravamo in campagna, però la realtà la toccavi con mano quella intorno a te e quindi imparavi a conoscere. E oggi quando sento dire le belle famiglie di una volta, cioè bisogna che teniamo conto che dentro a queste belle famiglie che erano in tanti, che vivevano tutti insieme, i genitori, i nonni, gli zii, i figli più grandi, eccetera, c'erano anche queste storie. E queste storie si conoscevano e anche nelle famiglie più ricche c'era sempre una donna che non si sposava. Le chiamavano le zittelle, no? C'era sempre una donna che rimaneva in famiglia. Secondo me lì Io ho sempre c'era. pensato che fosse perché doveva tenere, serviva per curare gli anziani. Ecco, secondo me lì c'erano anche altre cose che accadevano, perché quella era praticamente una vita che veniva Sacrificata. sacrificata. Cioè, quindi io ho sempre pensato a questa cosa, vedendo, conoscendo, perché poi le famiglie degli agrari erano abbastanza vicine, cioè non è che erano gli Certo. agrari che abitavano chissà dove. Cioè il nostro abitava neanche a 1 chilometro e quindi la sua villa era lì da noi, era praticamente vicino al caseificio, quindi
era conosciuta anche la loro storia, la loro famiglia, eccetera. E poi in quegli anni io mi iscrivo ai pionieri. C'era l'associazione dei pionieri, che erano i bambini, i ragazzini fino a 14 anni, e divento responsabile dei pionieri della Modenese, che era la via, diciamo, vicino alla quale io abitavo. C'era il carrificio, c'era appunto c'erano tutti gli altri mezzadri che vivevano in questo spazio di questo agrario. E quindi io parlavo con le altre, perché giravo, andavo nelle case, e quindi imparavo molte cose. Questa è la mia prima esperienza. E questo fino al 52. Nel 52 mi iscrivo all'ARI, che era l'Associazione Ragazze Italiane, cioè era l'associazione dell'UDI, diciamo, delle ragazze. Questo è il mio percorso, diciamo, politico di bambina. Diffondevo il Pioniere, perché c'era un giornale bellissimo che si chiamava il Pioniere, che adesso è stata fatta una ricerca, è stato trovato tutti i numeri sono stati trovati, è stato stampato, e c'è una partigiana di Roma che me l'ha mandato 20 giorni fa per email questa notizia, e anche ha detto che sono stati fatti dei video, insomma, quindi hanno recuperato il Pioniere. Al Pioniere hanno lavorato dei personaggi importantissimi della cultura italiana, e c'è stata anche Dina Rinaldi, che è stata una delle direttrici di Noi Donne. Quindi c'era questo legame fra l'UDI, Noi Donne, che era il giornale dell'UDI, il Pioniere. Erano proprio legati al Pioniere. Poi c'era Gianni Rodari, che tutti conosciamo, uomo di un'intelligenza straordinaria. Quindi il Pioniere era proprio un bel giornale, non vedevamo l'ora che arrivasse. E c'era appunto questo legame anche tra il discorso bambini, donne, eccetera. E a diffonderlo si andava a diffonderlo nelle case, e quindi tu prendevi il tuo pacchetto di Pionieri e le andavi a diffondere. Quindi era una bella esperienza, era un'esperienza di rapporto con gli altri, di conoscere gli altri, le altre soprattutto mi interessavano. Questo percorso politico, lo chiamiamo così, sì, anche se la politica quella vera, cioè era, creava un rapporto tra di noi, tanto che nel 48 nella Villa dell'Agrario ci abbiamo fatto una veglia rossa, e noi pionieri abbiamo messo insieme, noi bambine possiamo dire, avevamo neanche 10 anni, abbiamo messo insieme un balletto con un vestitino di carta rossa che c'eravamo stampate noi, fatto noi, cucito noi, e abbiamo fatto questo piccolo balletto. Anche queste erano delle cose che ci legavano, che ci conosciamo ancora, sappiamo tutti i nomi e cognomi di ognuna, ci siamo trovate anche a Spilamberto recentemente, perché poi andavamo anche a scuola insieme dopo, insomma. Nel 48 mi accade anche un altro episodio. Andavo alla dottrina, perché mia nonna era credente, quindi c'era mio fratello e mia sorella, e abbiamo frequentato la chiesa, andavamo alla dottrina. E prima delle elezioni del 18 aprile 48, io ero alla dottrina, era una domenica mattina, e le bambine e i bambini della dottrina venivano fatti sedere al centro della chiesa. E tutta la chiesa era piena con tutte le persone che frequentavano la chiesa. A un certo punto il parroco, nella sua predica, dice questa frase: chi vota Fronte Democratico Popolare va all'inferno. Io, che sapevo che mio padre e mia madre e i miei nonni votavano Fronte Democratico Popolare,
Mi sono alzata, sono andata davanti all'altare e al parroco ho detto: mio padre, mia madre e i miei nonni votano Fronte Democratico Popolare. Mio padre è stato prigioniero, deportato a Dortmund in Germania in un campo di lavoro. Mia madre è rimasta a casa da sola con i nonni e tre bimbi piccoli. Loro del male non ne hanno fatto e all'inferno non ci vanno, ci andranno quelli che hanno determinato queste situazioni. E io qui non metto più piede. Questa è stata la mia presa di parola prima, perché non c'è stato nessuno che mi ha detto devi reagire. Ho reagito io immediatamente, perché la sentivo proprio una discriminazione. La sentivo una cosa forte, cioè io che credevo, sono venuta al catechismo, alla dottrina e voi mi dite che i miei perché votano vanno all'inferno, che non hanno fatto del male. Io sapevo che all'inferno ci andavano quelli che facevano del male. E questa è stata la mia prima reazione. A casa nessuno mi ha detto che avevo fatto male. Questo è importantissimo. E quindi io ho continuato a lavorare con le bambine, i bambini e via via con le donne, perché ritenevo che fosse quello l'impegno prioritario. Al resto, visto che la Chiesa si mischiava con la politica, non ritenevo fosse il luogo per me da frequentare. Però io sono rimasta amica con tantissime ragazze cattoliche, ragazzi cattolici, sempre non ho mai fatto nessuna discriminazione, anche se dopo il 48 la discriminazione invece si faceva dall'altra parte, cioè chi come me che andava nelle case a portare la mimosa l'8 marzo, tu ti trovavi in no proprio da quelle persone che stavano dall'altra parte. Quindi una giornata internazionale della donna che riguardava tutte le donne trovava già nel 48 una discriminazione nei confronti della mimosa. Pensiamo che oggi l'8 marzo e la mimosa sono diventate di tutti, cioè oggi praticamente il simbolo inventato dall'Udi nel 46 che ancora diffondiamo nelle case, nei banchetti, nelle piazze, nei centri commerciali, quella, diciamo, quella discriminazione non la ritroviamo, però mentre allora era il nostro simbolo, oggi è il simbolo di tutti, anche se noi siamo le autrici di questo simbolo, quindi noi non smetteremo mai, anche se l'hanno preso altri, anche se diventa un fatto commerciale, eccetera, ma noi lo facciamo col nostro intento per autofinanziare le iniziative che l'Udi porta avanti per difendere le donne da tutte le problematiche che le riguardano. E poi continuo. E il mio primo lavoro è quello di andare a Vignola alla frutta, cioè andavo nei magazzini che lavoravano la frutta, si faceva la cernita della frutta, si metteva nelle cassette, si caricavano i camion, quindi anche così piccoli, così com'ero, perché nel 54 avevo praticamente pochi anni, però andavo già a lavorare perché la miseria era tanta, non ci potevamo permettere di non prendere qualcosa. E cosa ho scoperto poi di quel lavoro in due magazzini di Vignola? Che non mi hanno versato i contributi all'INPS. No, ero assunta regolarmente, ma i contributi non li hanno versati. Quindi quel periodo lì che ho lavorato alla frutta Vignola,
abbiamo fatto tante lotte, delle biciclettate incredibili per essere riconosciute per il lavoro che facevamo, perché la zona di Vignola per la frutta di tutti i tipi è riconosciuta, da quella rossa alle mele, alle pere, alle fragole. Ancora le pagate meno? Sì, c'era la questione appunto dei contratti, di come venivano fatti i contratti e di quanto venivi pagata, cioè questo problema c'era sempre, quindi facevamo sempre delle iniziative. Poi, fatto quel periodo, io avevo fatto fino alla terza avviamento commerciale, perché mio cugino, che alla mia età, però lui è andato a scuola un anno prima di me, perché abitava più vicino a Spilamberto, dove c'era la scuola, mi ha prestato i suoi libri, se no non avrei potuto andarci, perché da Mezzadri i soldi per non c'erano. Non c'erano. Mio nonno andava al mercato, si vendeva un pollo, un coniglio per poter comprare il baccalà, per mangiare anche qualcosa di diverso, quindi proprio... Io andavo a scuola a Vignola, vedevo tutte le altre che abitavano in centro, che andavano a prendersi la frutta da mangiare, la banana. Io non avevo neanche mai vista la banana e io non avevo nulla, prendevo con me una mela, prendevo con me la frutta che avevamo in campagna, insomma, non avevamo proprio i soldi per poter comprare nulla. Il mio primo cappotto me l'ha fatto mia mamma, cappottino, mia mamma da un suo vecchio, quindi vi potete immaginare, ti puoi immaginare che cos'era questo bellissimo cappotto. E quindi, avendo potuto frequentare fino alla terza avviamento commerciale, poi ho fatto dei corsi di stenodattilografia, di computisteria, insomma, mi ero messa insieme alcuni attestati per poter pensare anche di fare qualcosa di diverso, oltre che andare a lavorare nei magazzini della frutta a Vignola. Quindi ho fatto domanda a Modena, alla cooperazione agricola, e mi hanno assunta nel 54. E facevo la segretaria del presidente. La prima volta che ho sentito suonare il telefono a momenti scappavo, però mi sono impegnata e nel giro di pochi anni andavo a fare le assemblee alle donne, alle ragazze e ai giovani delle collettive cooperative agricole, quindi io imparavo a conoscere tutta questa realtà straordinaria che c'era e anche quali erano i problemi. Questa esperienza mi ha portata ad essere eletta nel consiglio direttivo della Federcoop provinciale e nel 57, quindi sono passati solo 3 anni, mi propongono di andare a Mosca al Festival Mondiale della Gioventù. Quando mi hanno chiamata per annunciarmi questa cosa, io a momenti svenivo e mi hanno detto: adesso ci pensi, vai a casa dai tuoi, lo dici al tuo fidanzato e poi ci dai la risposta. Allora io ho detto: io la risposta la do adesso. Bravo. E io dico che ci vado, perché i miei sono senz'altro d'accordo, se il mio fidanzato non lo è, fa lo stesso, perché io ci vado. Voi mi avete scelta, io vi ringrazio moltissimo e ci vado. E fu così che andai a Mosca nel 57, un anno dopo che erano stati denunciati i crimini di Stalin, quindi c'era anche un bel clima dei giovani, delle ragazze, eccetera. Eravamo in 100.000 allo stadio Lenin e dell'Italia eravamo in 450. Esperienza straordinaria. Nell'archivio mio presso il CDD di Modena ci sono le foto di questa straordinaria esperienza che mai mi sarei sognata di poter fare a quell'età e da Spilamberto, figlia di Mezzadri. Per me erano delle cose... Io mi ricordo che venne uno, quando sono tornata dal Festival Mondiale, che andava a lavorare a Bologna, quindi venne prestissimo al mattino, erano le 6:30, suonò
apro la porta e mi fa: sei tornata. Lui pensava che io dovessi stare in quei paesi, no? Che non dovessi più tornare a casa, che mi avevano fatto questo regalo e io dovevo approfittare di questo regalo. No, no, ho detto io preferisco tornare a casa e lottare per cambiare le cose qui da noi e possiamo cominciare a farcela se ci mettiamo tutti insieme. E quindi anche questa fu una bellissima esperienza. L'andata in treno, il famoso trenino Modena-Vignola della SEFTA, mi permetteva di fare altre conoscenze, quindi ragazze e ragazzi, perché in molti facevamo anche andate e ritorno, perché non avevamo i soldi per andare in mensa a mangiare a mezzogiorno. Col trenino in 10 minuti andavamo a casa, la bicicletta, tornavamo a prendere il treno e poi il filobus, che c'era il filobus allora. Era una cosa, cioè giravamo più che mangiare, ma comunque non si poteva fare diversamente. E quindi avevo tra le amicizie anche una donna laureata, insegnante, che era la responsabile dell'Azione Cattolica. E iniziamo una discussione proprio in treno, però Modena a Spilamberto fa presto a passare il tempo, e quindi continuiamo la discussione e andiamo verso il centro di Spilamberto e continuiamo a discutere e si formano due gruppi, cioè chi stava dalla mia parte e chi stava dalla sua parte, perché eravamo proprio nel centro dove c'era il bar, diciamo, del popolo. E dall'altra parte c'erano le due chiese, quindi la parte cattolica. Quindi si formano questi due gruppi e siamo andati avanti per ore. Penso erano le 18:30, siamo andati avanti fino alle 10 di sera. E io cosa sostenevo con questa ragazza? Che io volevo la terra a chi la lavora. Volevo il diritto allo studio per tutti, non che andavano solo quelli che avevano i soldi e le possibilità, ma che ci dovevano andare anche i figli degli operai, dei braccianti, dei mezzade, dei contadini. E volevo il diritto al lavoro per tutti e non volevo che sulle donne pesassero delle discriminazioni. Quando io le elencavo tutte queste cose, entravo nel merito, lei mi diceva: ma io sono d'accordo con te, ma non posso esserlo perché voi siete dei materialisti. Io non conoscevo quella parola, non sapevo che cosa volesse dire che eravamo dei materialisti. E quindi io me la cavavo così: saremo quello che dici tu, ma io voglio la terra di lavoro, il diritto al lavoro, il diritto allo studio, non discriminazioni nei confronti delle donne. E quindi andavamo avanti sempre in questo modo. E era durante la settimana. Passano alcuni giorni, passa la domenica, torniamo in treno e una ragazza cattolica viene e mi dice che il parroco della chiesa di sopra, questa volta, non quella di sotto, quello di sopra, ha detto: a Spilamberto esiste un diavolo e si chiama Rosanna Galli. Molto bene. Ecco, per dire che, diciamo, era la metà degli anni 50, quindi non è che avessi chissà quanti anni, cioè avevo 18-19 anni. E questa cosa non la posso dimenticare, cioè già quella di prima del 48, questa che io, perché chiedevo queste cose, ero un diavolo. C'è qualcosa che non andava. C'era qualcosa che mi rafforzava nell'idea che mi ero fatta già nel 48, 9 anni e mezzo. Queste sono le mie prime esperienze di rapporto con la Chiesa. Poi ho sempre avuto e continuo ad avere
tantissime persone cattoliche con le quali ho lavorato anche a Modena come presidente della consulta delle politiche solidali, anzi mi hanno proposto una parte di loro a fare la presidente, me lo ricordo bene anche questo. Quindi non significa niente, cioè non ho mai chiuso, nonostante a me invece fosse stata presentata quella... Ecco, come dire, essere considerata un diavolo non è... Una famiglia che deve andare all'inferno. Ecco, la famiglia che deve andare all'inferno, io che sono un diavolo, cioè siamo sempre sullo stesso tema. Cioè... Sì, il problema grosso era che la Chiesa non stava facendo la parte spirituale che le competeva, ma faceva politica. Esatto, faceva politica. E questa... E questa è una cosa che mi ha sempre disturbata, perché non pensavo che dovesse essere così. Dunque, poi faccio, lavorando anche a Modena alla cooperazione agricola, come ho detto, faccio poi anche delle esperienze politiche nella FIGC prima, nel Partito Comunista Italiano, faccio varie esperienze che ricordo ancora, cioè ero nella zona di Vignola e avevo organizzato incontri nelle AIE con le ragazze e i giovani contadini sulla loro condizione, perché i problemi della civiltà nelle campagne erano problemi seri, cioè avevamo delle zone che non avevano neanche l'energia elettrica, per dire, che è arrivata abbastanza tardi. E poi c'era il problema appunto del riconoscimento di questo lavoro, di come si favoriva lo stare nelle campagne, perché se no... E abbiamo poi visto che con lo sviluppo economico negli anni 60 e 70 le campagne si sono svuotate, e questo è un rischio serio, e si dovrà ritornare su questa questione se non vogliamo scomparire. E quindi questa esperienza la racconto perché trasforma anche la mia vita. Mi invitano a un comitato centrale della FIGC ad Alessandria, proprio sui temi dei giovani e l'agricoltura. Allora io avevo fatto queste esperienze e mi hanno invitata. E in quell'occasione ho incontrato mio marito, lui di Messina, io di Modena ma di Spilamberto ancora. Ci siamo incontrati ad Alessandria nel 61, dopo il centenario a Torino dell'Unità d'Italia, e non ci siamo più lasciati. Che meraviglia. E da lì sono nati due figli, Simona e Fabio, e adesso anche tre nipoti. Allora Rosanna, dopo la mia prima domanda ho i brividi, perché mi ha ricordato tantissimo quello che mi raccontava mia nonna, che è stata anche lei staffetta partigiana, medaglia d'oro... E alla resistenza, e quello che mi racconti tu, la vita in campagna, nella bassa modenese, mi riporta proprio indietro a quello che mi raccontava lei e a come mi ha cresciuto poi lei, perché lei si rendeva conto degli stessi problemi, delle stesse ingiustizie di cui mi racconti tu. Ma facciamo un salto in avanti e prova un po' a parlarmi di come nascono i movimenti femministi e femminili per come li conosciamo un po' oggi. Sono movimenti che sono prettamente politici o sono qualcosa di differente? Allora, sono movimenti intanto con delle date di nascita diverse, perché l'UDI nasce a Roma nel 1944, nell'Italia liberata, e infatti Marisa Rodano parte proprio da lì, dall'UDI di Roma, a costituire il Comitato per il diritto al voto alle donne. Quindi una battaglia che comincia già all'interno delle donne della Resistenza, dei gruppi di difesa della donna,
gruppi di difesa della donna che parlano già dei diritti per il lavoro, per un nuovo ruolo della donna nella famiglia, per i servizi sociali, per una libertà diversa, per essere anche dentro ai luoghi che decidono le politiche locali e nazionali. Quindi l'UDI nasce da quel movimento, dai gruppi di difesa della donna a livello nazionale nell'ottobre del 1945 a Firenze e fa tutte le battaglie, dalle donne nell'agricoltura, al diritto al lavoro, alla parità salariale, l'ingresso delle donne in magistratura, tutte le battaglie che comincia a fare negli anni 50 e 60, il discorso dei consultori lo cominciamo prima, il discorso degli asili nido si comincia prima, quindi prima delle leggi si fa una grossa azione per conquistare le leggi degli asili nido, per esempio. Mi ricordo a Modena già nel 68 abbiamo fatto l'occupazione del nido di via Bonaccini, io ero una delle donne che ha occupato insieme a tante altre e anche a uomini che abbiamo occupato quello stabile perché si aprisse un asilo nido, era lo stabile dell'INA a casa che aveva appena costruito con un concetto nuovo, aveva fatto anche lo stabile per l'asilo nido ma non si apriva perché non c'erano le risorse. Quindi noi facciamo questa occupazione simbolica, dopodiché cominciamo a fare delegazioni a Roma, al governo, al Ministero della scuola e anche allora erano separati, gli asili nido non venivano considerati all'interno della scuola, per chiedere le risorse per poter aprire questo nido. Eravamo nel 68, nel 69, sindaco Triva e assessora Aude Pacchioni si apre il primo nido pubblico in Italia, 2 anni prima della conquista della legge per gli asili nido. Questo è stato un risultato straordinario. Le persone che hanno fatto parte di questo gruppo che ha occupato questa sede sono rimaste legate ancora oggi. Quando ci incontriamo rammentiamo questa storia e questo l'ha ricordato anche la Gazzetta di Modena. Infatti alcuni anni fa, proprio dalla Gazzetta, mi hanno invitata per portare una foto che mi ricordava un evento che era successo a Modena. E io, tra tutte le cose che ho fatto, ho pensato a questa foto dell'occupazione del nido di via Bonaccini e quindi sono andata e ho raccontato questa storia e la Gazzetta di Modena ha messo me e Mara Neri, che eravamo insieme, avevamo il cartello insieme che tenevamo ben aperto perché volevamo l'apertura del nido, siamo andate insieme alla Gazzetta. Ci hanno fotografato davanti al nido, oggi Triva, con le foto erano anche all'interno del nido, e hanno raccontato la storia di allora con noi oggi davanti all'asilo nido. C'è una cosa veramente straordinaria, è la prima volta che, diciamo, viene dato valore ad una azione fatta in modo collettivo. Il comitato partiva dall'UDI, arrivava fino al parroco, per dire che unità c'era su questa richiesta. Poi, oltre a questo, si facevano le occupazioni delle terre, dove dovevano nascere gli asili nido, le scuole dell'infanzia, cioè quindi si creavano i comitati di lotta per ottenere queste strutture. A proposito che in Emilia ci avrebbero regalato tutto, no? No, perché c'era la sinistra che governava, no. Li hanno fatti, ma sono delle conquiste, cioè la partenza è venuta dalle donne, perché l'UDI, dopo la liberazione, si mette ad aprire nidi, scuole dell'infanzia, dopo scuola, latterie,
Cioè l'UDI fa tutto questo, anzi mi pare che il numero esatto sia sui 35 di queste attività che l'UDI fa. Mentre invece il Centro Italiano Femminile, che è l'altra associazione cattolica che è nata sempre nel 1945, perché prima si era tutti insieme anche nella battaglia per il diritto al voto, e poi c'è stata questa separazione della costruzione dell'UDI da una parte e del Centro Italiano Femminile dall'altra. E il CIF, mentre l'UDI si interessava e faceva queste cose direttamente perché sapeva che se le donne dovevano andare a fare le mondine, ci doveva essere anche chi seguiva i loro figli. Quindi cioè, l'UDI queste battaglie le ha sempre tenute legate, mentre invece il Centro Italiano Femminile agiva più sulle colonie, che era un po' la tradizione, no, dei grandi industriali, della Fiat e quant'altro. E quindi con poi il governo che c'era, insomma, all'UDI non sono più stati dati nessun riconoscimento per l'apertura di queste attività, per cui l'UDI sposta la sua battaglia sul piano pubblico e quindi vuole leggi nazionali, vuole che l'apertura sia pubblica, che sia da parte delle istituzioni e dello Stato l'assunzione di responsabilità per fare i nidi, per fare le scuole dell'infanzia, per fare i servizi. E mentre invece diciamo, il Centro Italiano Femminile continua più su quella strada e ha i contributi per continuare su quella strada. L'UDI poi, come dire, oltre a tutte queste attività, comincia anche a pensare a tutti i temi della maternità, della nascita, dell'autonomia con il lavoro, dell'essere protagoniste nella società. Quindi, prima che si arrivi agli anni 70 con la nascita del femminismo, un movimento straordinario che cambia anche il modo di far politica dell'UDI, l'UDI comincia a porre già queste questioni del divorzio, dell'aborto, eccetera. E il femminismo dà una forte spinta a tutte queste. Quindi il femminismo viene più dall'America? Viene il, sì, il femminismo già esisteva alla fine dell'Ottocento. All'inizio del Novecento c'erano dei gruppi importanti anche in Italia che ponevano già la questione del diritto al Diritto di voto alle voto. donne. Sì, però il fascismo cancella tutto questo, toglie la possibilità di conoscenza di tutto questo che era avvenuto in America, in Inghilterra, e quindi allora non c'era nulla di questi strumenti che tu gestisci così bene. E quindi tutta questa parte non viene, come dire, cancellata in tutto il periodo fascista. Però si riprende successivamente, e la nascita dell'UDI a partire dai gruppi di difesa della donna, quindi la tradizione, diciamo, della presenza massiccia nelle nostre zone della donna nella lotta di liberazione dai fascisti e dai nazisti, è una cosa grande, e già dentro ai gruppi di difesa della donna pongono i problemi dell'emancipazione e della liberazione. Ci sono degli episodi bellissimi che quando una donna arriva su in una brigata partigiana, c'è il comandante della brigata che dice: "Ah, meno male che sei arrivata, perché ho dei bottoni da attaccare nella mia giacca che mi sono saltati via." E lei gli risponde: "I bottoni te li attacchi tu. Io sono venuta qui a fare la partigiana, non ad attaccare i bottoni nella tua giacca." Quindi questo era un atto
era già un atto di liberazione, cioè anche se non si chiamava così, la chiamavano emancipazione, ma c'era dentro allo spirito di queste donne partigiane il vedere dopo il loro ritorno a liberazione avvenuta una presenza nuova nella società, quindi essere presenti nelle istituzioni, candidarsi, fare le sindache, fare le assessore, le consigliere, poi naturalmente ci vanno in poche, però anche perché la vita poi era andata avanti anche senza gli uomini che erano in guerra. Esatto, e la cosa che voglio dire, proprio legandomi a quello che ho detto prima di Spilamberto, 4.300 donne, e questo avveniva dove le donne erano entrate, perché gli uomini erano prima militari, poi in guerra, e quindi le donne hanno occupato i posti di lavoro lasciati vuoti. Al ritorno dicono: bene, grazie, adesso tornate a casa. Questo naturalmente non piace all'UDI, non piace alle donne che hanno fatto la resistenza, e quindi la lotta si comincia a fare dura, perché diciamo la guerra, pur avendo portato tutto quel che ha portato di sofferenze, di uccisioni, di tragedie, di morti, di torture, di prigionia, di esilio, eccetera, per la donna ha portato anche degli elementi di emancipazione, perché certo, il lavoro era un elemento di emancipazione, quindi non era solo la bruttura, ma era anche questo. E questo ha portato la donna a mettere gli occhi fuori da casa e anche a pensare che aveva dei diritti e che poteva parlare, dire la sua. E delle capacità. Quindi questo è un fatto molto importante, quindi soprattutto nelle zone dove le donne erano entrate nel processo produttivo, si muovevano per mantenere questa cosa. Quindi questi concetti di emancipazione e liberazione venivano già proiettati da questa esperienza della lotta partigiana, dai gruppi di difesa della donna, dalla nascita dell'UDI, perché l'UDI comincia a guardare tutte le discriminazioni e le battaglie le fa tutte. Poi ci sono delle cose che anche certe donne hanno contribuito, pensiamo solo a Franca Viola che certo, rifiuta il matrimonio riparatore di quello che l'aveva violentata, presa e portata. Lui pensava che dopo questa violenza lei accettasse, invece lei ha detto no. Lui pensava così perché la società poi riconosceva, sì, questo modo di agire, come sicuramente recito. Sicuramente. Quindi tutto questo era già scattato. E poi negli anni 70, che sono stati gli anni straordinari per l'emancipazione e la liberazione delle donne, c'è questo arricchimento con la nascita dei gruppi femministi. Io mi ricordo, ho partecipato, perché nel frattempo ero andata ed ero diventata segretaria dell'UDI nel 1973, quindi abbiamo iniziato anche a, come dire, a conoscerci, a cercare di capire quali erano le cose che ci potevano unire. E quindi già nel 1977 a Modena, credo sia una delle prime città che fanno questa esperienza, noi facciamo l'8 marzo in Piazza Matteotti insieme. L'avevamo proprio chiamato diverse ma insieme. E quindi i gruppi femministi con tutti i loro materiali, con le corde tirate, con i loro manifesti, sedute per terra, noi pure, cioè anche noi, cambiamo da quel momento e continuiamo nel 78 e poi diamo vita a due gruppi su due temi, quello del lavoro e quello della nascita delle cliniche ostetriche. E entrano quelle del collettivo femminista modenese, Paola Nava e Maria Merelli, e continuiamo un lavoro che secondo me ha dato dei grossi risultati.
impostiamo tutta la lotta per l'ingresso delle donne nei luoghi tradizionalmente maschili. Quindi individuiamo la Fiat come uno di questi luoghi, perché non c'era una donna che lavorava alla Fiat se non tra le impiegate, ma tra le operaie no. Cominciava ad esserci un po' di crisi nei gruppi e nelle aziende dell'abbigliamento, e quindi donne che venivano licenziate da quei settori. Quindi noi mettiamo insieme tutte queste donne e apriamo una vertenza, andiamo agli incontri con i sindacati e apriamo una vertenza alla Fiat e verso le fabbriche metalmeccaniche e nel discorso dell'edilizia. Vinciamo alla Fiat, entrano nel giro di poco 400 donne e cominciano ad entrare nelle altre fabbriche metalmeccaniche, e la prima donna in Italia che entra in edilizia è di Modena e si chiamava Italia, vive tuttora a Campo Gagliano ed esce in fotografia sulla prima pagina di Noi Donne. C'è una lotta straordinaria, abbiamo cominciato facendo iscrivere le donne all'ufficio di collocamento, perché c'era anche questo problema, cioè se le donne non erano iscritte all'ufficio di collocamento, come poteva farsi la battaglia per il diritto al lavoro, che non risultavano neanche disoccupate, perché se non ti iscrivi all'ufficio di collocamento non risulti. E quindi cominciamo da lì. E mi ricordo che a Ravarino, proprio il giorno in cui abbiamo invitato le donne a iscriversi all'ufficio di collocamento, venivano degli uomini a dire che non si dovevano iscrivere, che sua moglie non doveva andare a lavorare, che doveva stare a casa, insomma. Questa lotta per l'ingresso delle donne anche nei settori maschili comporta delle novità anche per il sindacato, anche per la direzione dell'azienda, cioè l'organizzazione del lavoro deve modificarsi, i servizi devono modificarsi, perché la presenza delle donne già richiede queste altre attenzioni. Quindi anche questo, insomma, dava un contributo. Poi nello stesso periodo c'era già, veniva messo in discussione, e una grande azione l'ha fatta l'UDI insieme anche ai sindacati, per il superamento del lavoro a domicilio, cioè le fabbriche dell'abbigliamento che distribuivano parti del lavoro da fare attraverso imprese che si chiamavano conto terzi, che distribuivano le cose da fare, chi faceva la maglia, chi faceva le asole, chi attaccava i bottoni, chi cuce... insomma tutto questo senza riconoscimento. E quindi noi facciamo anche questa battaglia per il superamento del lavoro a domicilio. E quelle che mettono insieme e costruiscono un abbigliamento riconosciuto nel mondo in queste zone sono proprio le donne che provengono da queste esperienze, perché sono loro che hanno questa capacità, diciamo, queste idee, questo modo di lavorare intorno a tutto il settore dell'abbigliamento. E quindi l'abbigliamento si trasforma, molte donne diventano titolari di imprese, altre sono loro che di fatto sono le titolari, ma appaiono ancora gli uomini, però questo è un settore, diciamo, che la professionalità femminile è pienamente riconosciuta. Poi ci sono anche degli uomini che hanno capacità nel settore della moda e dell'abbigliamento, però diciamo che in questa zona... Nella zona di Carpi, di Novi, di Reggio, eccetera, cioè questa è una zona che porta questa professionalità ad un livello alto e riconosciuto in tutto il mondo. E quindi, diciamo, anche questa battaglia per il superamento del lavoro a domicilio ha portato a questi risultati, e non sono cose da poco, cioè nessuno le ha mai considerate queste cose, da chi proveniva questa azione. Anche perché le donne nelle loro azioni e nei loro risultati sono sempre state cancellate. Quindi queste cose non le sanno raccontare in pochi, che questo è quello che è avvenuto. Io ricordo che
in tutte le case c'era sempre una macchina per la maglieria e mi chiedevo dove finissero tutti questi pezzi che poi c'era qualcun altro che assemblava probabilmente. Sì, con i bambini in casa perché allora non c'erano, quindi con tutte le polveri della maglia, mentre si faceva la maglia che veniva respirata da tutta la famiglia e dai bambini. Abbiamo quindi, respirato cappotti in estate. Esatto, quindi noi dicevamo le donne usavano i due piedi e una mano e l'altra mano accudivano i bambini, cioè facevano tutti insieme, no? Che poi anche noi tagliavamo. Sì, lavorava tutta la famiglia. Lavoravamo tutti. Tutta la famiglia, i bambini, tutta la famiglia era intorno al lavoro a domicilio. E avere capito questo, che questa era una cosa da 800, non, che bisognava fare un salto di qualità, sono proprio state le donne, cioè non, da questo non si sfugge. La legge per il superamento del lavoro a domicilio la fa Luciana Sgarbi, che era diventata parlamentare, che è stata presidente dell'UDI di Modena prima. Cioè è proprio una donna di Modena che è stata presidente dell'UDI di Modena, che diventa parlamentare e che fa la legge per l'abolizione del lavoro a domicilio, per il superamento del lavoro a domicilio. Lei fa una consultazione di massa, va da tutti, in tutti i luoghi, sindacati, organizzazioni, ovunque, istituzioni, raccoglie il pensiero di tutti, raccoglie la capacità di tutti di fare delle proposte e lei fa una legge e vince anche questa battaglia, cioè la vincono di nuovo le donne, anche questa battaglia, che è la base per il superamento del lavoro a domicilio, ma anche per l'avvio dello sviluppo del settore dell'abbigliamento in modo nuovo, moderno e diverso. Questo, anche questo è stato veramente un risultato notevole. Poi gli altri temi sui quali sempre negli anni 70 si è lavorato è stato sui temi della sessualità, della contraccezione, della nascita, dell'aborto, cioè proprio col concetto libere di amare, un confronto proprio proficuo con il femminismo e si fa una grande consultazione su questi temi, vengono consultate 30.000 donne a livello nazionale. Verrà scritto un libro da Luciana Viviani e da un ginecologo di Modena, Arisi, che lavorava nella clinica ostetrica di Modena. Il titolo era Sesso amaro, riferendosi al film Riso amaro. E vengono raccontate tutte le storie terribili che le donne vivevano nel rapporto con la sessualità. E quindi questa discussione apre le porte anche ad un interesse nei confronti di come non solo era il rapporto uomo-donna, e quindi anche in Emilia-Romagna, no? Dove si pensava appunto che l'uomo di sinistra fosse diverso dagli altri uomini, invece il problema era tale quale, cioè sia sui discorsi della violenza, sia sul discorso dell'autonomia della donna o dell'asservimento totale all'uomo. Quindi questo è un discorso molto importante e gli anni 70 sono straordinari proprio perché insieme si apre questa possibilità di agire su questi temi. L'azione fatta insieme anche ai collettivi femministi porta anche a cambiare due primari in ostetricia, a Modena e a Castelfranco, perché noi volevamo che la nascita fosse diversa, che la donna avesse un ruolo diverso all'interno, non che doveva entrare e subire tutto quello che le veniva detto, il compagno o il marito non poteva entrare se non dopo che era tutto fatto, e quindi questa è una battaglia molto importante anche perché entra
e va ad aprire delle possibilità diverse sulla nascita e sui luoghi della nascita. E quindi si mette in discussione. Noi facevamo delle assemblee partecipatissime, ricordo la presenza del primario di Modena in difficoltà a parlare perché non, lui non credeva che i saperi delle donne fossero così importanti da capire che quello che facevano loro Non andava bene. non andava bene. Non lo poteva capire come loro non sono laureate, sono primario da anni, ho fatto un'esperienza di tanti anni, come si permettono loro di dire come deve essere seguita la nascita dal punto di vista sanitario, eccetera. Quindi noi volevamo un C'è un po' il parto problema che più c'è ancora naturale, oggi, poi alla fine, che del c'è fatto che le donne tutto, non vengono che c'è ascoltate. tuttora, che poi si prende la strada dell'epidurale, del Cesare. cesareo, eccetera. Il discorso del parto naturale, di lasciare questo potere alle donne, di gestire questo evento così importante, viene poi diminuito, cioè bisogna riprendersi in mano anche oggi, tornare a riprendersi in mano queste cose, perché nel momento in cui le generazioni nuove non hanno dentro alla loro coscienza questo, lasciano fare. Lasciano fare e quindi è un tema che si ripropone perché le generazioni cambiano sia all'interno della medicina sia tra le donne. E infatti noi dicevamo sia nella gestione sociale dei consultori sia nel rapporto con la clinica, che avevamo rapporti continui nella gestione sociale dei consultori e con le cliniche noi avevamo rapporti continui. E cosa dicevamo sempre? Che la qualità veniva costruita mettendo insieme tre componenti: le istituzioni, le strutture che facevano queste cose e i saperi delle donne. Queste tre, e c'erano degli assessori che capivano l'importanza di tenere insieme queste tre componenti. Nel momento in cui queste tre componenti non si tengono non si tengono insieme, le cose tornano indietro. Sì, perché si fa poi partire un discorso che riguarda la maggior comodità dal punto di vista medico Esatto. e anche discorsi che riguardano l'economia, no? Sì, i Qua i costi, quindi i costi di un tempi delle donne, ospedale il non. tempo anche per il parto è un tempo che può portare dei costi diversi Esatto. o anche a evitare che, insomma, Quindi non parliamo neanche di cose gravi, ma magari di induzioni non sì. necessarie Non perché. necessarie perché devi aspettare qualche ora o una Esatto. giornata, insomma. E quindi questi sono temi importanti che dovranno essere ripresi, che l'UDI ha ripreso con la campagna Adesso Basta, sia nei rapporti con la Regione, con le istituzioni e anche con il governo che andrà ripreso perché appunto il governo è cambiato. Quindi da quello che mi dici, a partire dai bisogni espressi dalle donne di piccole comunità come può essere Modena, e dal fatto che loro insieme all'UDI abbiano poi fatto sì che le loro conquiste arrivassero in tutta Italia a livello nazionale, e, conquiste che riguardano la società, il lavoro, la famiglia. È veramente incredibile il fatto che proprio a partire dal singolo, dall'attività delle singole che poi si uniscono in questi piccoli gruppi, ci sia stata ci sia stato un cambiamento così importante in un paese fondato sulla famiglia patriarcale e su delle regole che erano ben codificate. Modena, che è il posto dove tu continui, il luogo dove tu continui a lavorare, a portare avanti le iniziative con l'UDI e da Modena poi a livello nazionale a Roma e in generale all'Emilia Romagna sono stati negli anni 70 dei luoghi di elaborazione e di lotta molto caldi. Ci sono altre esperienze che mi vuoi raccontare che avete fatto qui in quegli anni? Esperienze che sono state fatte
sul tema della prostituzione. È stato un convegno molto interessante, promosso appunto da tutte le associazioni presenti nella Casa delle Donne, quindi i gruppi diciamo del Circolo Casa delle Donne, insieme a Ludi e ad altre esperienze anche maschili, o anche portando le esperienze, le valutazioni del gruppo dei diritti delle prostitute. Cioè fu uno dei primi confronti che entrò nel merito di questo tema, che noi sappiamo anche oggi come viene anche ripreso, e anche purtroppo i risvolti che la prostituzione ha preso, come quello della tratta, cose molto gravi di ragazze giovanissime che vengono stuprate, che gli viene tolto il passaporto, che vengono messe sulla strada, che fanno i ricatti loro nei confronti della famiglia. Cioè una situazione veramente allarmante. E su questo ti faccio una domanda, perché ci sono i nostalgici che inneggiano alla riapertura delle case chiuse. Le case chiuse sono state chiuse per un motivo. Per un motivo che la senatrice Merlin, quando ha voluto la legge per il superamento della prostituzione, perché c'era una voce che entrava nel bilancio dello Stato che proveniva dal lavoro delle prostitute. Quindi ci fu l'impegno nella legge anche per vedere quali soluzioni, quali prospettive potevano aprirsi per le donne che non intendevano più continuare a svolgere questo lavoro, e poi ci sono stati i gruppi di prostitute libere che hanno continuato a fare il... Quindi non erano libere le donne che lavoravano nelle case chiuse? No, nelle case chiuse assolutamente no, appartenevano a chi gestiva la casa chiusa. Quindi regolamentare. Quindi non erano libere di gestirsi la loro scelta di prostituirsi, assolutamente no. Quindi la legge andava a chiudere con questo aspetto e col fatto che c'era appunto questa entrata del bilancio dello Stato che proveniva da questo lavoro, usando il corpo delle donne nel lavoro di prostituzione. Quindi loro erano sfruttate dallo Stato praticamente? Erano sfruttate dallo Stato queste donne? Erano sfruttate da chi le usava all'interno delle case chiuse e anche dallo Stato, quindi non... Sì, non tutelava le donne che si prostituivano il fatto che fossero controllate e chiuse. Ecco, poi c'era anche sempre il discorso, no, che venivano controllate dal punto di vista sanitario. E i clienti chi li controlla dal punto di vista sanitario? Perché solo la prostituta doveva essere controllata dal punto di vista sanitario? E chi andava nelle case chiuse era controllato dal punto di vista sanitario? Quindi che cosa diffondevano i clienti delle prostitute? Che cosa diffondono tuttora, oggi? Nella prostituzione. Quando si rifiutano di usare il preservativo con le prostitute, poi tornano a casa dalla moglie. Appunto. Quindi per essere controllati basterebbe poco. Ecco, non ci sarebbe quindi di quel convegno ci sarebbe da parlare a lungo, perché c'erano anche uomini, quindi il confronto è stato fatto anche con le prime associazioni degli uomini che riflettevano su questi temi. Rosanna, rieccoci, perché ti ho lasciato riposare dopo la tempesta di domande che ti ho fatto l'ultima volta, e quindi facciamo il secondo tempo di questa intervista che risulterà lunga, ma io spero sia interessante, anzi sono sicura sarà interessante per tutti.
Continuo il nostro viaggio nel tuo percorso, nell'Udi, e alla fine nel percorso della nostra storia, no? Di donne in Italia, chiedendoti, adesso siamo arrivati più o meno agli anni 70, no? E quanto tempo sei stata segretaria dell'Udi e che lavori hai fatto poi nel frattempo? Sono stata segretaria dell'Udi dal 73 al 78 e quegli anni sono stati gli anni fondamentali delle lotte, del rapporto con il femminismo, delle lotte che riguardavano il lavoro, il diritto di famiglia, l'aborto, il divorzio. Si è iniziato a parlare con molta forza dei temi contro la violenza, della sessualità, di essere libere, autonome, consapevoli. E quindi sono stati anni straordinari. Nel 78, non essendo più segretaria dell'Udi, ho fatto richiesta alla CNA per poter svolgere il lavoro in questa realtà, in questa associazione, per la voglia anche di conoscere un mondo così fortemente presente nella nostra realtà, anche sulle questioni sociali del welfare, soprattutto sui temi della sicurezza e dell'ambiente nell'azienda artigiana. Coordino parecchie iniziative, però prima di entrare nel merito di questo, vorrei dire che nel momento in cui si è presa in esame la mia richiesta, per essere assunta alla CNA, un componente della segreteria, che è quella che ha deciso la mia andata in CNA, si è espresso in questo modo: è una brava, conosciuta, ma è femminista. E questa cosa a me ha fatto molto piacere, perché nel giro di poco tempo ho costituito anche il circolo Udi della CNA. E abbiamo raccolto le firme sul progetto di legge di iniziativa popolare con collettivi femministi, l'Udi, eccetera, e sono state tantissime le firme raccolte col segretario della CNA in testa a firmare. Abbiamo fatto parecchie iniziative, presentazione di libri e molte iniziative, tanto che nell'archivio dell'Udi di Modena compare anche una parte che riguarda questo gruppo di lavoro dell'Udi in CNA, e anche di questo sono molto orgogliosa. Comunque, cosa ho fatto? Fondamentalmente, la cosa più impegnativa, ho coordinato con gli operatori della medicina del lavoro e dell'ambiente la realizzazione di una pubblicazione generale sulla sicurezza e ambiente nell'azienda artigiana, come strumento di lavoro, di conoscenza, perché gli artigiani hanno degli obblighi, essendo datori di lavoro, sono loro che devono garantire la sicurezza all'interno del luogo di lavoro, e quindi i rischi, e quindi la prevenzione, e quindi l'informazione anche ai loro dipendenti, ai loro collaboratori, alle loro collaboratrici. E sia per le artigiane che per gli artigiani, poi realizziamo dei quaderni, delle pubblicazioni per mestiere, per rendere più aderenti ai problemi delle varie imprese artigiane, tipo le carrozzerie, le lavanderie, le parrucchiere, le estetiste, le pelletterie, falegnameria. Abbiamo fatto quaderni specifici su questi temi per conoscere i doveri di attenzione alla sicurezza, ma soprattutto come prevenire i pericoli per la salute. Questa è stata un'esperienza, direi, molto importante. E le collaborazioni che ho messo insieme con la medicina del lavoro, la medicina ambientale, ha lasciato dei segni. Tuttora, quando l'incontro, c'è un riconoscimento, reciproco di quel lavoro così importante che abbiamo fatto, perché
Ho avuto anche diritti d'autore per queste pubblicazioni, quindi sono delle cose molto, molto importanti per me. E abbiamo fatto anche una cosa che riguardava l'acqua e la famosa depurazione dell'acqua e i famosi depuratori, che depuratori non erano, ma erano semplicemente degli addolcitori, che erano anche pericolosi, rischiosi, che toglievano le sostanze fondamentali. E gli artigiani sono stati i primi a ribellarsi a questa cosa. E abbiamo fatto un convegno molto importante con specialisti, sono venuti anche fuori Modena. E abbiamo fatto un'applicazione, trattare l'acqua come, quando e perché. E anche questa è stata una pubblicazione molto importante, anche richiesta da varie parti. Sono temi tuttora attuali, che mi piacerebbe vedere ripresi a tutti i livelli, perché gli infortuni sul lavoro, perché i problemi delle malattie professionali e i problemi della sicurezza all'interno sono grossi problemi che ritornano, perché la precarietà porta anche all'aumento di questi rischi. Contemporaneamente, mentre sono in CNA, nelle ore libere di sera, di sabato, di domenica, continua il mio lavoro volontario nell'UDI. Perché continuo il mio lavoro? Perché sapevo qual era il valore di tutte le azioni, di tutte le iniziative, delle lotte che abbiamo iniziato negli anni 70 in rapporto con i collettivi femministi. E quindi la prima cosa che faccio nel 73, quando ero ancora all'UDI, pongo attenzione alla conservazione ed ampliamento dell'archivio e inizio a fare la rassegna stampa a disposizione di tutte. Questa cosa la continuo a fare anche alla CNA nelle mie ore libere. E questa cosa della rassegna stampa, per esempio, dell'attenzione alla conservazione e ampliamento degli archivi, la faccio tuttora. E la rassegna stampa insieme ad Angela Remaggi e Laura Piretti continua tuttora. Questo è a disposizione delle associazioni, è a disposizione quando vengono per tirocini o per conoscere la nostra storia gli studenti e le studentesse degli istituti superiori e anche rispetto a ricerche che universitarie ci chiedono e fanno. Sempre in questo lavoro volontario, quindi, nell'80 continua la difesa della legge 194 per l'interruzione di gravidanza, e infatti il 17 maggio dell'81 c'è il referendum sulla legge 194. L'esito è un esito positivo, ma è frutto di un grandissimo lavoro che le donne fanno a tutti i livelli, un grande lavoro capillare, e quindi c'è una conferma della legge da parte della stragrande maggioranza delle donne della popolazione. Anche degli Legge uomini, però no? che è sempre stata in pericolo tuttora oggi. Rosanna, parliamo del congresso del 1982, l'undicesimo congresso dell'UDI, dove viene un pochino destrutturata tutta l'associazione. So che è un congresso molto importante e tu c'eri. Che cosa è successo durante questo congresso? Sull'inizio e sulle modalità che si sono scelte per la realizzazione dell'undicesimo congresso, ho avuto delle perplessità forti, tanto che in un incontro fatto proprio qui alla Casa delle Donne, ho pianto a lungo. Soprattutto per come avveniva dall'alto la scelta, cioè era una scelta radicale
che non passava da una discussione sul territorio, ma era una scelta che partiva dagli organismi dirigenti, era una scelta di cambiamento dell'organizzazione, organizzazione che era nata a Firenze dai gruppi di difesa della donna nell'ottobre del 1945, che erano donne che avevano lottato per sconfiggere il nazismo e il fascismo. E quindi io la sentivo come una grossa responsabilità, sentivo tutto il peso di una realtà come quella dell'Udi nelle zone nostre, non solo di Modena ma anche dell'Emilia Romagna, dove l'Udi era una notevole realtà. Aveva avuto un ruolo straordinario per la conquista del lavoro, dei nidi, delle scuole dell'infanzia, per la contraccezione, l'aborto, i consultori, il diritto di famiglia, sui temi della maternità, della sessualità, e per permettere alle donne di essere autonome e anche di essere in grado di scegliere la loro vita. I servizi sociali erano un fiore all'occhiello per quello che si era riusciti a conquistare. Tutto il discorso del lavoro a domicilio, il diritto allo studio comincia a 3 anni, il cambiamento della vita delle donne in agricoltura, cioè era veramente una associazione che aveva legami di massa, era un'associazione che aveva contatti non solo in tutti i comuni ma anche nelle frazioni. E veramente erano migliaia le donne iscritte all'Udi. Però la partecipazione al congresso e quindi il sentire la proposta politica, relazione tra l'altro fatta da Franca Foresti, modenese, che aveva un ruolo anche in regione, era questa: noi donne che ci ribelliamo, trasgrediamo, usciamo dalle case, parliamo tra di noi, ci organizziamo e la nostra politica è liberazione. Quindi questo insieme di parole, cioè, mi dava il senso che cambiava la struttura dell'associazione, non c'erano più le direttive, ma ogni donna può prendere in mano e contribuire allo sviluppo di questa associazione. Si aprono 3 giorni di dibattito, si fanno i lavori di gruppo, io sto nel 10° gruppo e si lavora molto sull'identità, su come continuare a fare politica in modo autonomo. Quindi si sceglie con forza il separatismo e questo ha creato anche dei problemi, perché nei cortei abbiamo cominciato a chiedere che gli uomini si mettessero da parte, che i cortei fossero di sole donne. Poi questa cosa è modificata poi anche nel tempo, perché certe lotte hanno bisogno di avere una presenza non solo di donne ma anche di uomini che condividono i nostri obiettivi. Riaprire il discorso di conflittualità con le istituzioni, ma soprattutto con il maschio istituzione. Cioè, l'unico esistente poi praticamente. Esatto. E quindi si cessa praticamente di essere istituzioni tra le istituzioni e si supera questa organizzazione piramidale che assomigliava a tante altre, e si fa della comunicazione lo strumento essenziale tra donne per costruire la propria politica, e il nostro statuto diventa una dichiarazione di intenti. E si mantengono solo alcune strutture, tipo strutture di servizio, tipo le responsabili di sede, che erano 2, 2 garanti,
Si dà molto valore all'archivio, il rapporto con Noi Donne, che era la rivista dell'Udi, nata già nel 1937 in clandestinità a Parigi, e poi nel 1944 cominciano le pubblicazioni di Noi Donne, che era appunto il giornale dell'Udi. Le forme e gli strumenti sono quelli che di volta in volta scaturiscono dalla discussione tra le donne che si trovano a condividere le finalità dell'Udi che stanno dentro la carta degli intenti. Io però supero quindi le difficoltà che avevo inizialmente ad accettare questa strabiliante proposta di trasformazione dell'associazione e voto favorevolmente al congresso. Però al ritorno in treno penso a tutto quello che era il nostro patrimonio storico, penso agli archivi che avevamo cominciato a sedimentare proprio nel 1973, quando sono andata all'Udi, e all'Udi avevamo in ogni zona della provincia ragazze che dirigevano l'associazione, e quindi avevamo preso l'abitudine di sedimentare tutto ciò che noi facevamo, e quindi l'archivio cresceva rispetto a tutte le iniziative che facevamo, e c'era questo impegno da parte di tutte a conservare, a lasciare un segno anche per le generazioni che venivano dopo. Perché la tristezza mia quando sono andata all'Udi è proprio stata quella di non trovare un archivio, cosa però che viene superata con il fatto che Gina Borellini consegna il suo archivio a noi e vengono recuperate tantissime, tantissime cose, perché lei è stata, oltre a fondatrice, anche una delle presidenti dell'Udi di Modena. Oltre ad essere stata parlamentare per 3 legislature, lei mantiene anche impegni nell'associazione, era nel comitato nazionale dell'Udi, quindi ha diciamo sempre mantenuto, e questo è stato una cosa molto importante, perché noi abbiamo recuperato tanta parte di questo archivio storico. E questo pensiero che io avevo tornando in treno era proprio rivolto a questo percorso di lotta unico in Italia di questi 40 anni dell'Udi. Costituiamo in treno il gruppo archivio, che è formato da Renata Bergonzoni, Laura Piretti, Erika Silingardi e da me. Facciamo un lavoro di 2 anni, andiamo ad aprire gli scatoloni lasciati dalle funzionarie, perché le funzionarie erano state azzerate dalla decisione dell'undicesimo congresso, e con 50 donne, toccando per mano, foglio per foglio, documento per documento, foto per foto, abbiamo in 2 anni dato un ordine ai nostri archivi, e apriamo nell'84 questo patrimonio al pubblico, e costituiamo il Centro Documentazione Donna dell'Udi. Poi, però, cosa pensiamo più avanti? Pensiamo che quella parte che noi avevamo fatto aveva bisogno anche di essere completata in modo scientifico, perché avevamo sistemato i nostri materiali a partire dalla nostra modalità di fare politica, e cioè attraverso le campagne, i temi, le problematiche. E sentiamo però che c'era bisogno di dare scientificità a questo lavoro, per conservarlo, per essere maggiormente accessibile
a tutte alle insegnanti, ai ricercatori, alle ragazze universitarie che cercavano questa storia nei nostri archivi. Quindi a partire da questa idea e dalla creazione del gruppo degli archivi, poi cambia anche un pochino la configurazione interna dell'UDI, no? Piano piano nascono dei gruppi, a partire dalla mamma UDI, che poi diventano abbastanza autonomi, come l'Associazione Donne Giustizia, l'Associazione Differenza Maternità e vabbè, il Centro Documentazione Donna, di cui tu hai già parlato, che diventa autonomo, diciamo, no? E quindi ancora più scientifico, come dicevi tu, nel fare il suo lavoro. E questo è stato un processo difficile. Come è nata questa idea? Quest'idea nasce dal fatto che all'interno dell'UDI, essendo cambiata la struttura, vengono formati dei gruppi di interesse. Quindi i gruppi di interesse erano dei gruppi che lavoravano, per esempio, sui temi del lavoro, in rapporto anche con il collettivo femminista modenese, oppure sui temi della maternità, della nascita, eccetera. E qui, proprio nel 1987, propongo nell'Assemblea Nazionale autoconvocata dell'UDI, perché le assemblee venivano autoconvocate con quegli strumenti che ho detto prima, propongo la costituzione del gruppo Differenza Maternità, che fa varie tappe nelle città che avevano aderito, dove l'UDI aveva aderito a questa idea e aveva costituito il gruppo Differenza Maternità, Roma, Genova, Ferrara, e Modena sceglie il tema della ricerca sulla contraccezione e quindi mette insieme un'iniziativa con donne scienziate, proprio su questo tema, che nasce da una cosa simpaticissima. Vado a fare un viaggio con mio marito a Lisbona, arrivo nella piazza centrale di Lisbona e mi sento chiamare in questo modo: "Ma Rosanna, ma cosa fai qua?" Ed era Piccinini di Nonantola che conoscevo. Ci fermiamo a parlare e lui mi dice che lavorava nel settore delle case farmaceutiche. Allora a me è venuta immediata la domanda: ma perché non fate ricerca sulla contraccezione? Ma perché le donne devono correre tutti questi rischi, sempre questa ansia di rimanere incinte? Perché non si fa una ricerca seria? Non solo non si discute di questo tema nel nostro paese, ma neanche si fa ricerca. E quindi da questa chiacchierata nasce questa idea di fare questa iniziativa a Modena con le donne scienziate per la ricerca sulla contraccezione. Era sindaca Rinaldi Alfonsina, e Rinaldi Alfonsina accoglie questa idea. E questo convegno viene proprio realizzato nella sala delle bifore del comune e ci mette a disposizione tutti i locali. È stata una cosa veramente straordinaria, e penso non solo straordinaria, ma penso che oggi è un tema da riprendere, perché non si può lasciar passare l'attacco alla 194 quando noi siamo per la riduzione del ricorso all'aborto. Cioè, noi abbiamo sempre detto che era un tema questo che andava ripreso, perché rendere possibile quando li vogliamo e quanti ne vogliamo, permettendo così l'autodeterminazione, non vuol dire usare la legge 194. La legge 194 deve esserci, deve essere una cosa che permette alle donne che per vari motivi non sono riuscite ad
a fare una contraccezione adeguata, ad avere. E quindi in questo caso, oppure anche hanno subito delle violenze, hanno subito degli stupri, cioè le cose le sappiamo come sono. E quindi da una parte avere questa prevenzione e parlare del corpo femminile, parlare del tema della contraccezione, di come evitare l'aborto. Non siamo più nel periodo dell'aborto clandestino, ma allora con l'aborto clandestino le ragazze e le donne ci morivano anche, perché sappiamo, Come muoiono in tutto il mondo e continuano a e morire. continuano a morire in tutto il mondo. E poi permetteva un'autodeterminazione in famiglia, un rispetto, un'autonomia, la possibilità di lavorare, una società che ti deve sostenere, che ti permette la difesa della salute, che ti permette di scegliere o non scegliere se diventare madre, perché poi riesci e devi trovare la forza e costruirti la condivisione. Sia sull'educazione dei figli, sul lavoro di cura, sul lavoro domestico, questo è il tipo di. Faccio una domanda, mi ricordo che chiesi a mia nonna un giorno se c'erano le ragazze madri anche quando era giovane lei, mia nonna era del 20 e lei mi disse qualcuna sì e rimaneva poi da sola. Quindi mi ha fatto molto pensare il fatto che sono tutti contro l'aborto, però come venivano e come vengono accolte oggi le ragazze madri nella società, anche dalla famiglia stessa. Ma naturalmente non siamo, le cose sono modificate, ci sono delle ragazze che scelgono, delle donne giovani e anche meno giovani, che scelgono di vivere da sole, perché noi sappiamo che sono tantissime le famiglie con una persona sola, in genere sono le donne, e scelgono anche di fare dei figli e di rimanere da sole. Però ci sono anche delle strutture. E ci sono anche a Modena, nei casi nei quali sia impossibile, mantenere, curare, perché poi una deve anche lavorare, quindi non è detto che il bimbo o la bimba vadano all'asilo nido, alla scuola dell'infanzia, cioè non sempre c'è posto per tutti e la retta è una retta elevata. Quindi garantirsi, diciamo, tutte quelle cose che ho elencato per una vita che sia una vita libera e non solo di servizio da parte delle donne, che era quello che aveva fatto mia nonna e che aveva cominciato mia madre. Ma noi non abbiamo voluto fare una vita di questo tipo e quindi abbiamo lottato per essere autonome e indipendenti. E per essere libere, questa è la cosa fondamentale. Allora, torniamo un attimo sul punto perché abbiamo divagato. Nascono quindi da questi gruppi tematici dell'UDI delle vere e proprie associazioni, l'Associazione Donne Giustizia, l'Associazione Differenza Maternità e il Centro Documentazione Donna. Spiegami un pochino, spiegaci bene in cosa consistono queste associazioni, cosa fanno. Questi sono eventi che mi rendono molto orgogliosa, perché è un passaggio molto importante e determina una evoluzione del rapporto tra questi gruppi e tanti settori di donne modenesi. Quindi mi impegno con altre donne, con quelle che fanno parte dei gruppi, a proporre la costituzione di associazioni autonome, il che vuol dire non togliere all'UDI della forza, ma arricchirne, arricchire la forza dell'UDI, perché le associazioni che si costituiscono, e nel 96 la prima è Donne Giustizia, e io sono socia fondatrice di questa associazione autonoma, mette insieme una presidente, un consiglio,
delle nuove volontarie e un modo nuovo di rapportarsi in città con le istituzioni e soprattutto con le donne che hanno tante esigenze. E quindi questa cosa poi convince tutte, perché è chiaro che diventa un passaggio, cioè diciamo è una filiazione questa dai gruppi dell'UDI e diventano associazioni autonome. Nel 97, quindi dopo un anno, nasce il Centro Documentazione Donna, definendosi un istituto culturale di ricerca autonomo. E anche qui la presidente, vicepresidente, consiglio delle responsabili e quindi tante competenze nuove, come nell'Associazione Donne Giustizia, tante competenze nuove che arricchiscono questo lavoro che già veniva fatto dai gruppi dell'UDI. Nel 98 non c'entra niente con le associazioni, però nel 98 nasce un'altra cosa molto significativa ed è la messa a tema, messa a fuoco dei temi dell'intercultura. Cioè cominciamo a renderci conto che la venuta di tante donne da altri paesi, donne che poi stanno nelle nostre case, donne che vanno a scuola, i figli che stanno con i nostri figli. Penso che ci sia stato bisogno di affrontare questo tema e da una lettura che ho fatto in una notte del libro di Benzellun, scrittore marocchino, che si intitolava Il razzismo spiegato a mia figlia, che mio marito mi aveva regalato e messo sul comodino. L'ho letto in una notte e il giorno dopo, insieme ad altre donne dell'UDI, insieme ad altre donne della città, abbiamo fatto nascere dei progetti veramente eccezionali. Il primo è stato Io tu noi, dal valore dell'identità alla ricchezza delle differenze. Il secondo è stato, a partire da un lavoro straordinario fatto nelle scuole, con la presenza di donne che venivano da altri paesi, quindi che erano qui con noi ma sono nate da un'altra parte, abbiamo pensato di portare alla città questa problematica e con una trentina di associazioni autoctone e miste o anche di provenienza straniera abbiamo messo insieme il progetto Le città visibili o il grande spettacolo delle differenze in Piazza Grande. Di questa iniziativa che ha coinvolto tantissime, mi piacerebbe parlarne molto più a lungo, insieme anche a Zighereda Tesfa Mariam, che è stata una delle colonne di questo progetto e che tuttora porta avanti nelle scuole. Su questo progetto sono già stati coinvolti in laboratori, in iniziative, classe per classe, attorno ai 25.000 giovani e ragazze studenti della nostra città. Mi sembra una cosa straordinaria e mi sembra giusto parlarne insieme a una protagonista straordinaria come la Zighereda, che è presidente dell'Associazione Donne nel Mondo. Ma questo e poi c'eri anche tu, sì, c'ero anche e c'eri anche tu, e quindi lo voglio proprio dire, perché ho ben presente qual è stato il tuo apporto, ben presente come andavamo a formare i girotondi che attraversavano la città a partire da Piazza Grande, l'abbraccio che abbiamo portato agli anziani che erano in Piazza Matteotti
Abbiamo coinvolto in questa camminata, prendendoci per mano anche il sindaco, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, e abbiamo coinvolto tante persone negli spettacoli e nelle cose che si facevano. E quindi sono grata a tutte queste donne. Io ho sempre detto che la mia città, che avevo attraversato, vista in tanti anni, la vedevo in modo diverso, la vedevo con volti diversi, con presenze diverse di donne straordinarie che provenivano da altri paesi, ma che si erano già inserite in questa nostra città, che andavano a scuola, si laureavano e sono diventate anche insieme a noi delle attrici in Piazza Grande, tipo Cécile Kyenge con le sue figlie. C'era anche lei, vero? Visto che siamo qua, ti faccio dire una cosa, cioè il fatto che Ludi cambia addirittura nome, no? Per includere tutte le differenze, le donne che vengono da altri paesi che sono arrivati in Italia. Penso sia una cosa che pochissime associazioni fanno, quindi l'acronimo rimane più o meno lo stesso, però cosa succede? L'acronimo rimane lo stesso, ma questa esperienza che noi facciamo a Modena, collegandoci con tante donne, anche non solo modenesi, ma venivano delle donne importanti in questa città, come Lidia Menapace, Gioia Longo. la Gioia Longo, l'antropologa della Sapienza di Roma, Rosangela Pesenti, cioè. E poi abbiamo avuto tantissimi ospiti perché una delle prime iniziative che abbiamo fatto, e c'era tuo padre presente in consiglio comunale, è stata proprio sul diritto di voto ai cittadini che provenivano da altri paesi, che già lavoravano qui, che vivevano qui, e quindi era giusto. E qui abbiamo coinvolto un avvocato di Genova, non ricordo il nome. Però nell'archivio c'è tutto. E abbiamo fatto questa iniziativa nella sala del Consiglio Comunale. Comunale. E fu una cosa molto grossa, però di fronte al fatto che ci poteva essere la possibilità di fare votare, quindi di non avere solo in Consiglio Comunale delle presenze perché diciamo accolte dal Consiglio Comunale, che dovevano rappresentare le persone che provenivano da altri paesi. Noi pensavamo proprio alla possibilità che almeno nei comuni dove risiedevano potessero esprimere la loro opinione e quindi votare chi doveva andare ad essere sindaco e nel Consiglio Comunale, ma anche di essere all'interno del Consiglio, di poter essere eletti, quindi non solo essere elettori e sostenere un Consiglio, ma anche essere eletti. Questa esperienza ci porta a guardare avanti, a costruire come devo dire, e fare una scelta veramente che guardava in avanti. Trovandoci tra le persone che ho citato prima in una iniziativa con le insegnanti per discutere la progettualità dell'anno, l'idea che è venuta è stata quella di mettere insieme due donne che si sarebbero autoproposte come responsabili di sede nazionale, responsabilità che ho avuto anch'io nel 91-92 insieme a Rosangela Pesenti, e lì proprio tra Rosangela Pesenti e Pina Nuzzo, che era venuta a Modena perché ha le sorelle che abitano a Modena, sentendo, ascoltando questa esperienza interculturale, quello che si faceva nelle scuole di Modena e questo lavorare insieme, le ha portate
alla fine dell'incontro a dire che si sarebbero candidate responsabili di sede dell'UDI nazionale, quindi non più le scelte piramidali, ma che dal basso venivano fatte delle proposte. E si propongono, si fa il congresso, e nel una delle tappe del congresso si fa a Modena, e la scelta che viene fatta è quella di mantenere il logo UDI, ma di leggere l'acronimo in modo diverso, quindi non più Unione Donne Italiane come nel 45, ma Unione Donne in Italia, per essere accoglienti con tutte queste donne che provenivano e provengono tuttora da paesi diversi. Quindi questa è stata veramente una scelta lungimirante, una scelta che guardava avanti. E di questa cosa io sono molto, molto orgoglioso, molto orgogliosa, perché era un congresso che, oltre a fare questa scelta lungimirante, volevo costruire anche un patto per dire noi dove ognuno aveva imparato a dire io, perché abbiamo avuto parecchi anni dall'82 dove l'UDI faticava a prendere parola esterna proprio per questa nuova pratica che c'eravamo date. Invece questo congresso porta non solo a guardare avanti, ma anche a dire che dobbiamo fare un patto tra noi, e quindi non essere solo più delle donne che vengono in modo individuale, ma che dobbiamo anche diventare un collettivo molto più forte, capace di prendere parola. Quindi, oltre al gruppo Donne Giustizia, che è formato da avvocate, no? Che prestano la loro opera gratuitamente, no? Alle donne che hanno bisogno e che non possono permettersi di avere un'assistenza legale immediata dai professionisti. E dopo Donne Giustizia c'è un'altra parte importantissima, che è quella della maternità, no? Che viene da questi gruppi tematici dell'UDI e che dà vita all'associazione Differenza Maternità. Sei molto orgogliosa anche di questo, quindi parlaci anche di questo. Sono orgogliosa anche di questo e molto, perché avendo la proposta nell'87 a livello nazionale, Modena rimane l'unica realtà dove il gruppo Differenza Maternità continua, non ha più un carattere nazionale e continua nella nostra città, tanto che sempre con l'antropologa Gioia Longo si fa una ricerca, e qui il lavoro è straordinario, e da questa ricerca e da questo lavoro viene poi la pubblicazione Codice Madre, dove tantissime ragazze del Barossi di Modena rispondono. Non era una ricerca con un questionario dove le ragazze e le donne dovevano fare una crocetta, ma era un pensiero che dovevano esprimere. Per esempio, maternità è, paternità è, aborto è, contraccezione è, nascita è, e questo ci ha portato appunto ad avere una ricchezza straordinaria di per conoscere quello che le donne in quel periodo pensavano di questi temi. Quindi un modo nuovo anche di fare ricerca, perché quando si fa una ricerca di questo tipo tu chiedi alle persone di meditare, di pensare, di rispondere, quindi non fare semplicemente una crocetta sulla domanda che loro pensano che a te farebbe piacere. Invece in questo modo noi abbiamo fatto questa cosa. E poi c'è stata una ricchezza di entrata di donne in questa associazione,
con tantissime attività e anche qui la presidente, il consiglio, nuove volontarie, un'attività straordinaria che tuttora continua e che riempie la nostra sede di mamme con i bambini che vengono a fare i corsi per i bimbi da 0 a 6 mesi. Le donne che vengono a fare i corsi per il recupero perineale, tantissime iniziative con esperte, con tante professionalità, iniziative molto, molto importanti per questa città. Mi viene in mente, Rosanna, che non abbiamo parlato dei centri antiviolenza e di tutte le campagne, anche attuali, che l'UDI e i centri antiviolenza stanno portando e hanno portato avanti. E che rapporto c'è, anche storicamente, tra l'UDI e i centri antiviolenza? Alla nascita del centro antiviolenza ci sono donne dell'UDI che partecipano alla costruzione, agli obiettivi, alla realizzazione di questa associazione, perché proprio attraverso anche al lavoro del gruppo Donne Giustizia ravvisa l'esigenza di darci uno strumento che per le donne possa essere di maggiore sostegno, per le donne soprattutto che subiscono violenza, perché non basta la consulenza legale. Bisogna anche avere delle strutture che sostengono le donne nel periodo in cui fanno delle denunce, nel periodo in cui subentrano delle violenze e quindi si mettono insieme queste donne, le donne dei gruppi della Casa delle Donne, dei gruppi femministi, il Circolo Casa delle Donne e donne dell'UDI e si dà vita e si costituisce il centro antiviolenza. Centro antiviolenza che deve vivere, deve essere sostenuto dalle istituzioni. Perché la violenza che gli uomini commettono sulle donne non può essere ancora una volta pagata solo dal lavoro volontario delle donne, ma le strutture, quindi la messa a disposizione di appartamenti segreti dove mettere la donna che fa la denuncia, che può essere in pericolo, che può essere in pericolo lei e i suoi figli, e quindi le risorse devono essere pubbliche. E questo è quello che sta avvenendo, c'è un'estensione delle convenzioni anche sul territorio. Ma oltre a questo si è costituito poi il comitato verso la nuova Casa delle Donne, perché questo è stato un obiettivo sul quale ho lavorato per 20 anni, perché volevamo avere una sede adeguata. La nascita delle associazioni autonome che ho detto prima porta anche a dei cambiamenti, porta anche a delle divisioni, perché il Centro Documentazione Donna, con tutto il patrimonio archivistico che ha accumulato, si deve spostare, perché altrimenti andavamo a pian terreno con tutti i nostri faldoni. E quindi, sottoterra più che pian terreno. Sottoterra. E quindi il Centro Documentazione Donna, insieme naturalmente al Comune, trova la soluzione di una sede diversa in via Canaletto 88, dove c'è tuttora. Ma come dicevo, l'obiettivo che ha avuto diciamo un lungo percorso di 20 anni di avere una nuova Casa delle Donne si sta realizzando. Quindi lunedì andiamo nel pomeriggio, invitate dal sindaco, dalle architette che l'hanno progettata,
a Villa Ombrosa, dove si sta ristrutturando l'ex Villa del Muratori, perché diventi la sede di tutte le associazioni delle donne. Quindi le ripeto tutte, sono appunto il Centro Documentazione Donna, il gruppo Donne Giustizia, cioè l'Associazione Donne Giustizia, l'Associazione Differenza Maternità, il Centro Contro la Violenza, Donne nel Mondo e l'UDI. Saremo, penso, da marzo, speriamo ormai sono tanti tutte insieme nella nuova Casa delle Donne. E anche questo per la città di Modena è una grossa novità, produrrà dei cambiamenti, perché rafforzerà il lavorare insieme, cosa che già avviene, perché sui temi che sono condivisibili da tutte già lavoriamo insieme, soprattutto sui temi della violenza, in tante manifestazioni interne, in tante iniziative, per esempio intorno al 25 di novembre, che è la giornata mondiale contro la violenza alle donne. Uh-huh. Poi ci sono però tante campagne a livello nazionale che hanno avuto una rilevanza, no? Anche non sulle televisioni nazionali, ma che poi sono state prese e diventate patrimonio comune di tutte le donne, no? Mi viene in mente lo stop al femminicidio, cioè il fatto del 50-50 in politica, no? Sono tutte campagne di cui vorrei ci parlassi un attimo, perché sono importantissime. Va bene, allora andiamo agli anni 2000. Partiamo dal 2005, e anche queste sono campagne dentro le quali io sto, perché si mette insieme un percorso di vera ricostruzione dell'UDI e di nuovo modo di fare politica da parte dell'UDI e di un nuovo modo anche di incidere nei confronti della società, nei confronti delle istituzioni. E nel 2005 si fa il lancio della piattaforma Generare Oggi tra Precarietà e Futuro, perché già questo era un tema molto sentito, cioè le scelte di maternità, l'autodeterminazione, l'integrità e la salute della donna sono condizionate dalla precarietà nel lavoro. E quindi questa diventa una delle prime scelte che l'UDI fa. Nel 2006, quindi dopo un anno, tutto un lavoro di elaborazione, di riflessione con tante donne, viene elaborato lo slogan «La precarietà rende sterili». E questo dà l'idea, perché questo è vero, perché le donne rimandano la maternità, perché non hanno un lavoro sicuro, perché sanno che se rimangono incinte ci sono anche le dimissioni delle firme in bianco. Sì, dimissioni prefirmate. Prefirmate. Quando vanno ai colloqui viene chiesto appunto se è sposata, se intende fare dei figli, eccetera, eccetera, e gli facevano firmare questa dimissione in bianco, cosa che avviene. Poi sappiamo anche che le donne molte volte lasciano il lavoro col primo figlio, col secondo poi non se ne parla. Quindi questa campagna viene lanciata con un sit-in davanti al Parlamento e insomma si cerca di renderla, come dire, politicamente molto importante a livello anche dei sindacati, delle forze politiche, eccetera. Poi, sempre con questa metodologia, sempre nel 2006 si apre la campagna, anche qui con un sit-in davanti al Parlamento, Stop al femminicidio, che è una parola che è stata coniata a Ciudad Juárez in Messico,
che loro poi la chiamavano femminicidio e noi l'abbiamo tradotta in italiano femminicidio. E questa traduzione ci ha permesso di farla diventare di uso comune, perché prima all'inizio ci deridevano. Ah sì, mi ricordo. Ecco, poi quando io ho sentito in una dichiarazione dopo poco il ministro Alfano parlare di femminicidio, ho detto allora sarà assunta chissà da quante istituzioni, da quante persone questa parola. Infatti questa è una parola che viene usata finalmente anche nei telegiornali, nei giornali eccetera eccetera, quindi nelle redazioni a tutti i livelli. E la parola omicidio scappa ogni tanto, perché nella comunicazione sappiamo che ci sono ancora dei problemi a parlare delle questioni che riguardano le donne. Abbiamo sempre un uomo che compie un femminicidio perché viene lasciato. Per amore, quindi... il dramma dell'amore. Infatti c'è una trasmissione televisiva che abbiamo chiesto di cambiare il modo di titolarla, che si chiama Amore criminale. Amore criminale non può esistere, non è amore. È vero, perché si dà comunque sempre una scusa, no? A qualcosa che non è scusabile. Esatto, sembra l'amava tanto da ucciderla, ecco, e questo no, non può essere. Poi naturalmente il tema della 194 e quindi dell'interruzione di gravidanza è sempre anche quella... sull'impegno, richiede sempre un impegno da parte nostra, e quindi si costituisce un comitato nazionale sulla 194, che è sempre in pericolo e tuttora lo è, che si chiamava Quando decidiamo noi. Poi l'altra campagna che mi ha veramente toccata e anche impegnata è quella che viene lanciata il 25 di novembre, giornata internazionale contro la violenza alle donne, che l'abbiamo chiamata Staffetta di donne contro la violenza alle donne. Abbiamo il manifesto, guarda, proprio qua. Il simbolo è stata un'anfora portata da due donne insieme. Queste due donne la consegnavano da città a città. Abbiamo attraversato l'Italia, siamo partite da Niscemi, dove Lorena Cultraro è stata torturata, stuprata, sgozzata, le erano fatte di tutti i colori, da tre compagni di scuola, aveva 14 anni. Poi un anno di iniziative, abbiamo attraversato tutta l'Italia e sempre queste due donne che consegnavano ad altre due donne, per esempio noi l'abbiamo ricevuta da due donne di Ferrara, siamo andati in stazione, abbiamo fatto un corteo con quest'anfora, abbiamo attraversato tutta la città, siamo andati in luoghi, scuole, università, Piazza Grande, provincia, e abbiamo fatto un'iniziativa in Piazza Grande e siamo andate nelle scuole con quest'anfora, le ragazze e i ragazzi mettevano dei loro pensieri dentro all'anfora, perché lo scopo era anche quello di raccogliere dei pareri dove la staffetta passava, quindi si facevano iniziative e si raccoglievano anche delle riflessioni personali. Dopo un anno di lavoro, da 25 novembre a 25 novembre, si conclude a Brescia, in Piazza della Loggia, dove Ina Salem era stata uccisa dagli uomini della sua famiglia, cioè il padre e il fratello l'avevano uccisa e l'avevano seppellita nel giardino di casa. Questo per dire come l'amavano, anche loro. Amore criminale. Sempre tutto amore. Mm. Tutto amore, perché questa ragazza si era innamorata di un ragazzo italiano e questi due uomini
che si sentivano proprietari di questa ragazza, hanno fatto insieme padre e fratello questa cosa odiosa, obbrobriosa, criminale. E anche questo lo vogliamo chiamare amore di padre e di fratello? No, questi sono dei criminali e come tali vanno condannati. Un'altra campagna che mi prende moltissimo e che condivido e partecipo ai seminari di preparazione, anche qui con uno sforzo di elaborazione incredibile di donne avvocate, dell'UDI, è quella del 50 e 50 ovunque si decide. E raccogliamo le firme, sono 126.000 che vengono consegnate al Senato per la Commissione Affari Costituzionali su una legge di iniziativa popolare. Legge che non è mai stata discussa, quando invece sono obbligati a discutere le leggi di iniziativa popolare. Comunque, chi la vuole prendere in considerazione è tuttora valida, perché siamo convinte, e non solo noi, dell'UDI, e non solo io dell'UDI, ma anche tantissimi, che l'ingresso delle donne nei luoghi di potere, e quando dico luoghi di potere mi riferisco a tutti, mi riferisco ai consigli che ci sono nelle grandi imprese, mi riferisco agli organismi sindacali, mi riferisco a tutti gli organismi che vengono eletti nella cooperazione, nei settori anche dell'artigianato, nei settori commerciali, nella cooperazione, cioè ovunque. Tante donne però hanno reagito male perché si sentivano trattate come se fossero delle panda. Sì, dei panda in via di estinzione. In realtà poi c'era un problema, che le donne non venivano neanche candidate, no? Esatto. Allora, se non si fa nulla in questa direzione, le donne non entrano nei luoghi di potere. Quindi gli uomini che esame fanno prima di essere candidati in tutti questi luoghi? Certo. Fanno degli esami per essere ammessi a candidarsi? Sono tutti dei geni. No, quando vengono eletti i consigli di amministrazione, i consigli direttivi, le presidenze, fanno degli esami gli uomini? Quindi gli uomini sono tutti capaci, mentre le donne devono dimostrarlo di essere capaci. Allora, questo portare le donne in tutti i luoghi ove si decide può cambiare la politica, può cambiare tante cose, anche se sappiamo tutti che le donne non sono migliori degli uomini. No. Possono commettere degli errori, possono fare delle scelte non condivisibili da tutti, però se ci sono gli uomini ci devono essere anche le donne, anche se non sono preparate per essere all'altezza e dalla parte delle donne sempre, perché le vediamo anche adesso in Parlamento, non tutte le donne sono a difesa delle donne, a difesa delle leggi che sono state conquistate con tante lotte, non tutte le donne ci sono, quindi però è giusto che come ci sono gli uomini ci siano anche le donne. Ci sono stati dei momenti in cui c'è stato una trasversalità della presa di posizione delle donne in Parlamento su certi temi che riguardavano la violenza, ad esempio. Esatto, e questo esatto. Con poche donne non è possibile che abbia un peso. Esatto. Quindi è importantissimo. È importante ed è proprio questo che noi vogliamo. Non vogliamo fare nessun esame e andare a guardare se quelle sono in grado di essere candidate. Devono avere le stesse possibilità degli uomini di candidarsi. Esatto. E i partiti e le forze politiche devono tenere in considerazione questa cosa. Altrimenti la società ne perde, ne perdiamo tutti di questa mancanza di presenza nei luoghi di potere. E le bambine devono crescere sapendo che possono farlo anche loro. Esatto. Ma se non hanno un esempio,
di una donna che fa una cosa, come fanno loro a pensare di poterla fare? Esatto. E quindi questa cosa deve cambiare. Una donna può essere Presidente della Repubblica, una donna può essere Presidente del Consiglio. Le donne non andavano neanche in magistratura perché dicevano che quando avevano il ciclo potevano condizionare le sentenze, quindi pensiamo un po', hanno dimostrato di essere all'altezza anche in magistratura. Però hanno sempre dovuto dimostrarlo. Esatto, e anche loro avranno, come dire, anche dei significativi aiuti da parte di quelle donne che sono diventate avvocate e che molte di loro stanno anche dalla parte delle donne, soprattutto per i casi di violenza, di separazione. Di applicazione del diritto di famiglia e in questi giorni sappiamo che cosa vuole dire. Stai cadendo perché mi hai detto che non vuoi parlarmi di Pillon, ma noi sapremo fare come associazioni delle donne, facciamo tante volte insieme iniziative anche per combattere questo DDL Pillon e farglielo ritirare, perché non si può tornare indietro. Le donne sono diverse dagli uomini, le donne hanno dei problemi per quanto riguarda il discorso economico, perché prendono meno degli uomini e quindi il mantenimento dei figli deve essere una cosa che viene ben calcolata rispetto alla condizione economica di ogni genitore. E soprattutto, sempre pericolo del DDL Pillon, i bambini devono essere al centro, devono venire prima, non possono essere considerati dei pacchi da spostare 15 giorni a casa di uno, 15 giorni a casa dell'altra. Altrimenti io me lo figuro come un bambino che prende un bel contenitore con le ruote, con dentro tutto il suo armadio, il suo... E ogni 15 giorni lo e sposta. E ogni 15 giorni ha le ruotine e lo sposta a casa del... E quando i bambini sono piccoli e quello che fa uno e quello che fa l'altro, e come si fa a pensare? E poi c'è questo discorso della mediazione obbligatoria, insomma, l'assegno di mantenimento messo in discussione senza tener conto appunto che la condizione delle donne è una condizione diversa da quella degli uomini. Finiamo qui. Comunque anche su questo ci sarà una bella lotta unitaria contro il DDL Pillon. Rosanna, anche oggi ti ho portato allo stremo con tutte queste domande e finisco con una domanda che ci tengo a farti. Voi quando eravate giovani volevate cambiare il mondo, ci siete riuscite? Ce l'abbiamo messa tutta, ci abbiamo messo tanta passione, tanto entusiasmo, tanto impegno, tante cose le abbiamo conquistate, come ho cercato di dire, dalla legge sugli asili nido a quella dei consultori, a quella della scuola dell'infanzia, a quella del divorzio, a quella dell'aborto, e via via considerazioni diverse. In zone come le nostre l'occupazione ha delle percentuali che possono stare in quelle dell'Europa, ma l'Italia non è fatta solo di zone come la nostra e abbiamo due terzi dell'Italia che queste percentuali non riesce a raggiungerle, e quindi questa è una cosa che va modificata se vogliamo un paese in grado di stare in Europa e nel mondo e di riconoscere che le donne possono svolgere tutte le professioni, possono avere delle competenze anche nuove. Pensiamo a tutto il discorso dell'inquinamento, pensiamo al discorso dell'ambiente, dell'acqua, dell'aria,
dell'esigenza di avere un'agricoltura che riprende in mano le sorti di questo paese e che si coltiva in modo diverso, in modo biologico, anche se con l'inquinamento che abbiamo di biologico il biologico si fa fatica a realizzare, perché l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e tutto quello che ci ritroviamo, le macchine che vanno ovunque e dovunque. Siamo in pianura padana. Esatto, siamo in pianura padana, dove c'è uno sviluppo economico non indifferente e dove però l'inquinamento è uno dei più alti. E quindi queste sono tutte problematiche che le donne devono prendere nelle loro mani, perché abbiamo visto che finora non si è dato molto peso a tutto questo, e invece questo è un tema che deve essere di tutto il mondo, di tutto il mondo. Quindi voi il mondo lo avete cambiato, accanto, rispondo io, accanto, ma tu continui a lottare per cambiarlo. Sì, perché? Perché se ho lottato per la pace contro i nazisti e contro i fascisti, adesso, e contro la bomba atomica, adesso devo pensare che il pericolo di guerra e dell'uso delle armi atomiche è tuttora presente. Sappiamo benissimo cosa viene dall'America, sappiamo benissimo il discorso della Corea, ma non solo di questi due paesi. Quindi anche questi temi della pace vanno ripresi con molta forza, non vanno sottovalutati. Penso. Abbiamo cambiato qualcosa, sì, ma tutti i temi, cara Isabella, come vedi, ritornano. Esatto. E allora, se ritornano, vuol dire che le nuove generazioni di donne devono prendere in mano la loro vita. Esatto. E questi temi sono temi che non possono sottovalutare, perché la loro vita può essere vissuta in un certo modo se queste conquiste ci sono oppure no, se gli asili nido vengono costruiti dove mancano, se la scuola per l'infanzia è per tutti, se i giovani e le ragazze riescono ad andare a scuola e fare le scelte che intendono fare, all'università, e se trovano uno sbocco nel nostro paese senza bisogno di pensare di diventare loro gli emigranti, non solo noi che accogliamo migranti, ma loro emigranti, perché in questo paese non trovano possibilità di occupazione, di lavoro e di mettere la loro competenza, la loro formazione al servizio del cambiamento di questa società. È una società che ha bisogno di cambiare e di suscitare passione, entusiasmo, perché deve partire dal basso, non viene tutto dall'alto, deve partire dal basso. Come si vive, quali case, in quale case stare, come stare insieme anche nell'abitare. Anche questo è un tema che le nuove generazioni devono cominciare a pensare. L'abbiamo pensato negli anni 70 noi, di come avere una casa servita. La chiamavamo così, e ci sono state delle esperienze, sì, una Reggio, una Modena, e adesso col co-housing, anche queste sono esperienze molto importanti. Io quando sento che nascono di queste esperienze mi informo, voglio conoscere, voglio sapere qual è il progetto, e queste sono tutte delle novità che devono stare in mano alle nuove generazioni. Noi abbiamo fatto la nostra parte, nell'UDI ci sono delle donne giovani, abbiamo una presidente di poco più di 30 anni, non è la Rosanna Galli con l'avviamento professionale, ma una donna laureata, abbiamo una Laura Piretti che è stata docente all'Università di Bologna per tanti anni, e abbiamo altre ragazze che sono laureate, cioè l'UDI è cambiata anche in questo senso. Negli anni 70, quando Fanny Zangelmi lavorava con me all'UDI, con le ragazze che dicevo prima, quando andava a fare un'iniziativa, io tra parentesi ci mettevo
Fannisa Angelmi, sociologa. Così come avevamo Renata Bergonzoni, avvocata, Ada De Fes, architetta, e che ruolo avevano avuto in questa città? Perché la costruzione dei villaggi artigiani che Corassori fece nella, partiva già con la progettazione che lì doveva nascere il nido e la scuola dell'infanzia. Adesso siamo sicuri che questo obiettivo del nido, della scuola dell'infanzia, pubblici, sono ancora sostenibili? Mi pare di sentire in questi giorni che li chiudono, che si va verso privatizzazioni. Questo è un passo indietro da quel mondo che noi volevamo costruire. Sì. E mi auguro che anche le nuove generazioni sentano questi temi importanti, perché altrimenti ai nidi e alle scuole dell'infanzia ci vanno solo quelli che possono permetterselo. Invece il diritto allo studio, noi abbiamo detto, deve cominciare a 3 anni, e noi dobbiamo aggiungere che deve cominciare dal nido, perché c'è differenza tra i bambini che frequentano il nido, che da subito stanno insieme agli altri bambini, a quelli che non riescono a frequentarlo. E non vorrei che quelli che non riescono a frequentarlo sono i figli e le figlie di chi proviene da altri paesi, oppure le persone che hanno maggiori difficoltà economiche. Allora Rosanna, che io... ore sono? Ma questo è un esame. È un esame. Altro che quello che ho fatto l'altra mattina al policlinico. Allora, Rosanna, non ce la facciamo. Diavolo. Il diavolo di Spilamberto. Io finisco di torturarti con queste migliaia di domande e spero che con questa intervista sia riuscita a trasmettere a tutti quanti lo spirito che ti continua a spingere a cambiare le cose, e che questo spirito si possa, e questa energia si possa trasmettere a tutte le giovani ragazze che non hanno idea di cosa c'è dietro a tutti i diritti che abbiamo oggi, e che nessuno più si senta come se fossero venuti dal niente, no? Cioè, anche chi si permette di invocare il fascismo e poi manda i figli all'asilo dovrebbe chiedersi un attimo se non si è perso qualcosa di storico, ecco. E posso solo ringraziarti per tutto quello che mi hai insegnato in questi anni, e per me è stato non solo un onore ma una fortuna di conoscerti anche nella mia formazione personale. E penso che tutti quelli che ti hanno incontrato, tutte le donne che ti hanno incontrato, siano state più fortunate di quelle che non hanno avuto questo onore. E lascio a te la conclusione di questa chiacchierata lunghissima, così poi ti lascio andare che ti ho stancato. Io ho risposto positivamente a questa tua idea, anche se mi viene sempre difficile parlare e rispondere, poi è difficile anche ricordare data l'età, però la cosa che mi ha portata a risponderti positivamente è, primo, la tua età; secondo, da quanto tempo ti ho conosciuta; terzo, l'impegno che tu hai messo, quello che hai fatto nelle associazioni delle donne e che hai fatto assumendoti anche l'impegno di andare a provare nelle istituzioni. E mi ricordo dei tuoi interventi che facevo, perché sono venuta in consiglio comunale e ho sentito i tuoi interventi, e ricordo che tu citavi la tua esperienza che avevi fatto all'UDI. Questo me lo ricordo come fosse adesso. E vorrei chiudere quindi ringraziando te, non tu che ringrazi me, ma sono io che ringrazio te, perché anche se arriva a 2, 3, 4, 5 ragazze che pensano che sia giusto
impegnarsi in un'associazione che ha una storia di questo tipo e che di questa associazione c'è ancora bisogno, perché le conquiste e i temi sui quali ho parlato prima non sono per sempre. Purtroppo le conquiste si possono perdere e si può anche andare indietro. Quindi non bisogna mai dare per scontato nulla, questo vale per chi chiede lavoro, ma vale anche per le donne e per tutti i temi che le riguardano. Vorrei dire le ultime parole, che sono parole di riconoscenza, e dire anche che sono fiera della vita mia, nel senso che sono fiera di riconoscenza a mia madre, perché con lei dall'età di 10 anni ho cominciato a conoscere l'UDI, ho cominciato a conoscere quali erano i problemi delle donne. E questa cosa me la porto dietro, cioè ce l'ho proprio visivamente presente, di quando andavo alle riunioni, mia madre preparava gli interventi e poi non si attentava a leggerli e me li faceva leggere a me. Però è stata un'esperienza, diciamo, che mi porto dietro e che non ho mai abbandonato. Poi un'altra cosa della quale vado orgogliosa è aver visto mia figlia Simona partecipare, esserci, condividere e portare anche tante novità nelle associazioni delle donne, in differenza maternità, ma anche a tutte le altre associazioni, proprio perché nei momenti in cui lavoriamo insieme ci conosciamo e sappiamo apprezzare l'impegno di ognuna. Sono riconoscente a mio marito Minniti, che ho conosciuto, come ho detto, nel 61, che ha condiviso con me questo, altrimenti non sarebbe stato possibile per me fare questa vita, cioè dare tanto impegno, e quindi questo impegno vuol dire toglierlo poi alla famiglia. E anche lui nei momenti pubblici, nei momenti più importanti della partecipazione delle nostre lotte, era presente, come mio figlio Fabio, e ultimamente, orgoglio orgogliosissima, quella dei nipoti, che sono già fotografati nei nostri cortei e presenti a tante iniziative, quindi le mie nipoti Naima e Morgana e mio nipote Ian. La mia vita di lavoro e di impegno è stata molto piena, e l'UDI, parlo di 70 anni, quindi non sono pochi. L'UDI è stata fondamentale, forse troppo. Grazie.